Una volta terminata la pulizia di tutte le tracce riguardanti appunto i microfoni dei toms, della cassa e del rullante, possiamo già ascoltare il risultato finale. Senza plugin. Quello che è ora consigliabile fare è creare una traccia unica, facendo appunto una selezione generale dei frammenti che abbiamo creato nelle varie sezioni e utilizzando il tasto destro del mouse fare un bounce selection ed avere quindi una traccia pulita, diminuiamo lo zoom, una traccia pulita di quello che abbiamo già editato. Facciamolo sia sulla cassa, sul rullante che sui toms. Riascoltiamo il risultato. Sicuramente un sistema migliore che utilizzare il gate. Certo, è più lungo, più laborioso, ma indubbiamente più efficace. Riascoltiamo tutta la traccia di batteria, verifichiamo che i colpi siano tutti corretti, dopodiché potremo iniziare a pensare di mixare il suono della cassa, del rullante e dei toms ed eventualmente aggiungere dei layer aggiuntivi appunto di cassa e rullante, triggerando le tracce stesse per inviarle via MIDI o a un campionatore che abbia dei suoni di batteria più belli, come nel nostro caso potremmo utilizzare Impact XT o qualunque altro plugin, come ad esempio Battery di Native Instruments o Additive Drums. Utilizzare il sistema di auto triggering di Additive Drums ad esempio, oppure creare una traccia MIDI dalle singole tracce che noi vediamo qui e poi assegnarla appunto ad un VST Instruments esterno. Abbiamo già visto questi processi applicati nel tutorial riguardante la batteria e che trovate sempre su questo canale, ma li riesamineremo molto velocemente. Come vi dicevo, esistono diversi metodi per creare un triggering. Quello più semplice e immediato è quello di andare su Quantize, scegliere la traccia Groove e far analizzare i transienti, ora più evidenti, creati dal nostro Strip Silence, trascinare la traccia direttamente nella finestra di Groove. La traccia verrà analizzata e tutti i transienti individuati al meglio. Sarà ora semplice creare anche una traccia MIDI, che chiameremo Kick ad esempio, e trascinando dentro la traccia audio contenente l'analisi dei transienti, ricavare immediatamente una traccia MIDI della batteria. Il volume della cassa potrebbe essere troppo basso per poter rilevare perfettamente tutti i transienti. Nel nostro caso possiamo semplicemente prendere la nostra maniglia all'interno del file e alzare almeno fino a 9 dB circa il suono della cassa. Riportiamo l'analisi nel Groove Quantize per fare un'analisi più dettagliata dei suoni della cassa. Apriamo una traccia MIDI che chiameremo Kick e trascinando il file audio all'interno otterremo l'analisi di tutte le casse kick appunto che sono presenti nel file audio. Dovremo ora creare velocemente uno strumento MIDI per poter accogliere questo tipo di triggering. Quindi apriamo Impact XT ad esempio, carichiamo al suo interno l'acoustic kit che è quello più semplice, ascoltiamo, perfetto. Notiamo che la cassa sta suonando su Do 1, quindi abbiamo due casse, una su Si0 e una su Do 1. Torniamo nella nostra traccia MIDI, assegniamo l'uscita direttamente ad Impact, carichiamo il nostro segnale MIDI, selezioniamo tutto e portiamo sulla nota C1. Eccolo qui. Portiamo l'uscita di Impact direttamente su Drums. Ora possiamo notare come la cassa MIDI si sovrapponga a quella audio. Possiamo eventualmente utilizzare un altro sistema che è quello di creare la traccia MIDI utilizzando Melodyne ad esempio. Per cui selezioniamo la nostra traccia di cassa, andiamo su Melodyne, Edit con Melodyne, facciamo un'analisi ritmica, un algoritmo percussive e rileviamo tutti i transienti. In questo modo
potremo poi creare la nostra traccia MIDI e trascinarla dentro. Assegnarla in questo caso ad esempio a Battery, quindi andiamo nel nostro mixer, carichiamo Battery di Native Instruments, cerchiamo anche in questo caso un Acoustic Kit, un Session LE va benissimo, controlliamo che la nota di Kick Session sia anche in questo caso C1, postiamo la nostra traccia MIDI su C1, torniamo nel mixer, inviamo la traccia MIDI di Kick a Battery, ascoltiamo, ricordiamoci poi di inserire l'uscita di Battery direttamente nell'uscita Drums. Andiamo più avanti. Ed usarla poi con la batteria reale. Possiamo in alternativa utilizzare un altro sistema, ossia caricare all'interno della traccia audio il plugin di triggering che uso spessissimo, che si chiama Additive Triggers, ed inviare nel nostro caso il segnale della cassa direttamente ad Additive Trigger, che suonerà il campione. Qui abbiamo il volume della nostra cassa Additive. Possiamo ovviamente cambiare anche la cassa direttamente da qua. Mischiarle. Creare quindi poi un blending tra la cassa Additive e quella originale. Questi sono diversi metodi e ne esiste ancora un altro, che è quello di utilizzare il gate di Studio One attraverso la funzione trigger. Abbiamo già visto anche questo tipo di utilizzo in un altro video, sempre all'interno del mio canale, che si chiama appunto Gate Trigger. In questo modo il gate si occuperà di generare una nota che noi possiamo inserire qui e inviarla appunto ad un modulo MIDI o VST Instruments che lo suoni in tempo reale. Per cui scegliamo i diversi sistemi per poter appunto aggiungere un layering alla nostra cassa rullante e toms. Per il mio workflow ho deciso di utilizzare tutti i suoni contenuti all'interno di Addictive Trigger, dove appunto i samples sono meno trattati, più semplici da utilizzare in tutti i tipi di mix, quindi posso poi sceglierli di missarli a mio gusto, senza dover essere costretto ad utilizzare dei samples premixati come ad esempio quelli presenti in Easy Drums o DFH o altri drum players. Per il nostro workflow invece utilizzeremo Impact, così da poter riaprire il mio progetto all'interno dei vostri Studio One Professional. Per cui in questo caso sceglierò 60 a Go Go, con la cassa che si trova sempre su C1, togliamo il nostro Additive Trigger. Ovviamente Impact può utilizzare anche diverse uscite, per attivarle bisogna cliccare una volta sul nostro Impact all'interno di Instruments per vedere le uscite separate che possiamo disporre all'interno di Studio One. In questo caso la cassa esce sulla prima uscita. Potremmo scegliere di utilizzare ad esempio il rullante su una seconda uscita, anzi già come vediamo già è settato sulla seconda uscita. Per selezionarle clicchiamo sul numero e scegliamo le uscite stereo o mono a disposizione di Impact. Da qui inviamo sempre le nostre uscite al Bass Drums, le chiameremo appunto Kick o Bass Drum. Questo set non contiene toms, lo apriremo in un secondo Impact. Procediamo quindi alla creazione delle basi MIDI file, del rullante e dei toms. Saltiamo questo passaggio per non rendere il video troppo lungo. Potremmo migliorare ulteriormente tutto il risultato trasformando in audio ora le nostre tracce MIDI. Per fare questo è abbastanza semplice, come abbiamo già visto in altri tutorial. Selezioniamo la traccia MIDI e facciamo un Bounce Selection. In questo modo la nostra nuova traccia di cassa,
quella che è stata fatta in MIDI, viene trasformata in traccia audio e automaticamente verrà anche assegnata al bus a cui era assegnato il segnale MIDI. La traccia MIDI è stata automaticamente mutata. Facciamo lo stesso con il nostro snare e con il rimshot che si trova alla fine. Chiudiamo il monitor. C'è un piccolo flame tra il rullante creato ora dal MIDI e quello audio. Avviciniamoli, zoomiamoli e risincronizziamoli a mano. Questo accade perché spesso il campione MIDI è stato registrato con un attacco diverso rispetto allo standard, che parte da zero, ma la cosa appunto è risolvibile risincronizzando automaticamente il campione sopra il nostro campione originale di snare. Ascoltiamolo. C'è un piccolo rientro dato dal trigger in MIDI, possiamo ovviamente chiuderlo utilizzando un gate. Ora i rullanti sono perfettamente sincronizzati. Facciamo ancora un check con quelli che si trovano all'interno dei panoramici. Ora i due snare sono perfettamente sincronizzati tra loro, come possiamo ascoltare. Verifichiamo anche che la nuova cassa sia perfettamente in sync con la vecchia, sempre zoomando e ricontrollando. Le operazioni di sync e triggering sono a posto, possiamo eventualmente anche ritriggerare i tom, ma non penso sia il caso perché sono stati ottimamente ripresi. Mettiamo la batteria nella sua interezza. Abbiamo utilizzato, vi ricordo, il nostro Fat Channel in modalità parallela. Ho utilizzato un secondo Fat Channel, questa volta inserito in modalità seriale, che mi desse più punch alla batteria in generale, quindi ho utilizzato il nostro 1176 di serie. Ascoltiamolo con Essence. Siamo pronti per iniziare a mixare anche gli altri strumenti. Vedremo nel prossimo tutorial come iniziare dal basso. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno trattati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho anche aperto un account Patreon, trovate il link qui sotto nel video per poter supportare la realizzazione di questi video gratuiti. Il contributo è minimo, ma mi permette di acquistare nuove licenze per poter fare nuovi tutorials. Vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao, a presto!